Bella ragazzo GDF Axel, ben trovati sul canale GDF. Oggi sono in compagnia di Zodiac. Bella a tutti ragazzi. E la partita che vi propongo oggi, raga, è una partita stupenda, ossia il primo 100 più con l'estero in Italia con fail doppio nuclear, e ne farò solo uno che sarà composto da 34 gunstreak. Le ricompense che usavo erano Visa, Cane e Sciame, e era in postazione di squadre multiple in gruppo solo da due. Oggi l'argomento che dovremo trattare io e Zodiac saranno le nostre connessioni. Infatti ragazzi ci avete chiesto in tanti nei commenti di parlare un po' delle connessioni nostre. Allora, diciamo che un commentary vero proprio sulle connessioni in generale è già stato fatto con Lori molto tempo fa, però ancora non è stato caricato cioè il gameplay inerente a questo argomento, quindi non parleremo tanto delle connessioni in generale, ma della mia connessione, siccome mi avete chiesto l'altra volta in Svizzera che connessione avevo. E ci sono tanti nuovi iscritti, quindi io ve la ridico. E poi di Axel, in quanto ultimamente gli è successo un guasto tecnico che adesso vi spiegherà, e poi dopo vi annunceremo un po' di cose che succederanno la prossima settimana e così via. Intanto, cioè, vi volevo ricordare che sto gameplay l'ha fatto in un gruppo solo da due, cioè il terzo non giocava con loro, le ricompense erano insolite, di nuclear col cecchino così d'assalto, ce ne sono davvero davvero poche. È vero, non ha fatto tantissimi quick, le ha mirate un po', però con quest'arma ragazzi si gioca così, ma non disperatevi, arriveranno tanti bei gameplay con il cecchino fatti da Axel e da Hydrax. Volevo sapere se vi interessano comunque, perché sennò è inutile caricarli. Quindi in questo commentary comunque vi faremo diverse domande, dovete stare attivi nei commenti e magari già mettere un like adesso. Quindi ogni volta che sentite, non so, una domanda che vi facciamo, vi chiediamo di dire qualcosa nei commenti, voi stoppate il video e scrivete qualcosa. Quindi, allora, prima di tutto, se vi interessano vedere questi gameplay con i cecchini, comunque molto belli, cose un po' diverse dal solito, e queste cose. Intanto vai Axel, parlaci un po' di quello che ti è successo della connessione, poi io dirò un po' della mia. Allora, sì, raga, per 2 settimane ho avuto praticamente il telefono isolato perché c'era un guasto alla linea. E da 800 di banda che avevo sono passato a 300 e praticamente non riuscivo a giocare perché mi laggava, mi dava connessione interrotta, non riuscivo a shottare i nemici come facevo di solito e quindi si giocò un po' di merda. Però da ieri sera a mezzanotte mi hanno riattivato, cioè, il telefono e sono riuscito nuovamente a rigiocare. E adesso quant'è che hai di connessione, Axel? Mo c'ho 20 mega regolari e 800 di banda larga, come avevo prima. Ah, ecco. Niente, io invece ragazzi, visto che mi avete chiesto, in Svizzera sì, posso affermare che le connessioni sono molto migliori rispetto a quello che avete in Italia, però purtroppo non esistono ancora cose come, cioè, che chiami la compagnia e ti abbassano il ping per giocare meglio, cose del genere. Non ci sono ancora, infatti anche le compagnie in Svizzera sono due, che sono la Swisscom e la Cablecom. Io sono con la Swisscom. Diciamo che, allora, per adesso io ho una connessione abbastanza buona, ve la dirò, però diciamo che il ping è davvero elevato per una connessione del genere. Infatti ho 20 mega di upload. No, scusate, 20 mega di download. La Madonna, 2,5 di upload e 40 di ping. Adesso io sì, la connessione non è male per download e upload, però il ping per una cosa del genere secondo me è davvero troppo elevato. Infatti quando, cioè, la gente mi chiede la connessione, che io non mi vergogno di avere una connessione così, anzi meglio per me, cioè se poi la gente mi dà del connessionato, cioè nel senso, se si può avere una connessione migliore così, preferisco averla che poi giocare e avere una connessione di merda. Poi anche per il fatto che per il canale comunque ci penso tutto io a caricare e scaricare i video. Infatti vi ricordo questo gameplay ce l'ha registrato Sule Gaming, ve lo lascio anche il canale in descrizione, lo ringrazio, passate da lui. Vi stavo dicendo che la connessione a me serve oltre che per giocare, anche per fare tutte queste robe che concernono YouTube, perché sennò a caricare un video io ci metterei gli anni, perché devo prima scaricarlo e poi ricaricarlo.
E quindi diciamo che è utile. Allora, in un futuro, perché comunque ancora, cioè, ci stiamo evolvendo con Zitra, con le connessioni, diciamo che la 100 mega c'è già, anche l'altra, io sono con la Swisscom, l'altra compagnia propone una 150 mega, tutte e due in fibra ottica, solo che la Cablecom, la compagnia con cui non sono, che propone la 150 mega, dicono che dice di cioè te la propone, però poi non arrivano quello che ti garantiscono, quindi è un po' una puttanata. Mentre la Swisscom arriva al massimo a 100 mega in fibra ottica, però essendo un po' una novità, diciamo che le centraline della fibra ottica, adesso io non capisco, cioè magari vi sto dicendo puttanate, però quello che dà il segnale della fibra ottica non è ancora stato implementato in tutti i palazzi, in tutte le case, così. Quindi io ho chiamato, mi sono un po' informato e quello che riguarda la 100 mega per il mio pa palazzo arriverà, cioè, tra qualche mese, dopo Natale, in teoria a febbraio-gennaio. Poi la metterò a punto perché comunque non costa tanto in più e per avere una connessione migliore, cioè, il gioco vale la candela in questo contesto, quindi per spendere un pelino di più, ma non troppo, avere una connessione decisamente meglio, cioè noi, perché non sono io che pago, cioè noi lo facciamo. E quindi poi con una 100 mega in fibra, diciamo che arriva fino al palazzo, al modem, poi dal modem all'Xbox e così, cioè non è che va con la fibra, cioè devi mettere sempre il cavetto. Poi non so, magari con le nuove console ci sarà qualcosa di nuovo, non si sa, boh, vedremo. Comunque sì, la mia connessione, ve la ripeto, sono 20 mega in download, 2,5 in upload, 40 di ping, per tutti quelli che mi avevano chiesto. E adesso niente, passiamo un attimo a quello che sarà il programma della settimana prossima, che io ve l'avevo già in parte accennato, e adesso qua vi voglio nei commenti perché l'idea sarebbe quella di fare, siccome sta per uscire Call of Duty Ghost, di pompare di brutto con i video prima che esca e mettere un video al giorno da lunedì. Oggi siamo venerdì, stiamo commentando di sera questo gameplay, lo carichiamo domani che sarà sabato quando lo sentirete, e noi vogliamo iniziare da lunedì fino a quando esce Ghost a mettere un gameplay al giorno, ma gameplay belli tosti, quelli che ci rimangono, che spaccano davvero i culi, cioè proprio cioè non so, per chiudere in bellezza la saga di Black Ops 2, un po' quello che è MW3, ma comunque per far fuori il grosso dei gameplay migliori che ci è rimasto, volevamo adottare questa tecnica. Io voglio sapere nei commenti se la cosa vi piace o no, cioè nel senso, se voi ci sareste tutti i giorni a seguire un nostro gameplay, ma non dite sì e poi dopo non lo fate, cioè io vorrei davvero che, se mi dite sì, poi davvero ci siete tutti i giorni, siete lì pronti a mettere un mi piace, a commentare, a guardare il video, a seguirci in modo attivo, perché comunque i gameplay che vi andremmo a caricare, cioè, sono delle cose davvero molto, ma molto, ma molto belle. Qua intanto ha preso il nuclear, ragazzi, la partita sta quasi per finire, manca più o meno una trentina di secondi, io vi ribadisco di mettere un mi piace, perché è diventato davvero tanto importante su YouTube mettere anche un commento in modo tale che voi riceverete sempre la feed del nostro canale quando carichiamo. Poi passare dalla pagina Facebook, ragazzi, ve lo ricordo, è in descrizione, passateci, non vi costa niente, mettete un mi piace, state in contatto con noi e ci scriviamo qualche opinione e le solite cose. E niente, per il resto è tutto. Mi raccomando, rispondete alle domande che vi abbiamo fatto. Qua un saluto da Axel e da Zodiac. Bella, ragazzi. Bella. I GTF. Ti ammazzati. Ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.